Oh, ma eccomi tornato e oggi parliamo finalmente. Ci ho messo un bel po' a recensire questo album qua, Dark Times di Vince Staples. E parto subito col dire che secondo me Dark Times di Vince Staples è il suo miglior album. È il suo miglior album. Inizialmente, quando l'ho sentito, pensavo ancora che Big Fish Theory fosse meglio, e allora l'ho riascoltato Big Fish Theory. Ma secondo me Dark Times è più costante, ha più costanza dall'inizio alla fine dell'album. Secondo me Big Fish Theory ha magari più creatività, proprio a livello musicale, come scelte musicali e tutto. C'è magari più creatività, però non vuol dire che è un alto e basso, perché non ci sono bassi, tutte quante belle le canzoni. Ma secondo me, come costanza, è molto meglio Dark Times, cioè proprio dall'inizio alla fine è fatto molto, molto bene. Poi è ovvio che c'è, nel senso, Big Fish Theory c'è. Un album dove c'è Yeah Right, che è una canzone con un featuring nascosto di Kendrick Lamar su una base prodotta da Flume e Sophie, con un sample di Face Shopping di Sophie. E allora io, cioè, già per quello, cioè, io ho sentito tutto, ho sentito. Cioè, a me va bene così. Se adesso non esce più, non escono più generi nuovi, se la musica proprio si ferma e non esce nulla di nuovo, a me va bene, perché ho sentito tutto. Perché quando ho sentito una canzone prodotta da Flume e Sophie con Kendrick Lamar, a me va bene, cioè io sono a posto, cioè non mi lamento. Comunque, appunto, non c'è magari questa creatività del suono, questa ricerca assurda, ma poco conta, perché comunque in realtà c'è una ricerca per altri versi, per altre strade, di questo album qua, una ricerca nella semplicità. A volte, spesso, togliere significa aggiungere. E questo album qua è fatto bene, cioè sembra quasi minimale anche nella produzione e tutto, però è fondamentale, è fatta veramente bene. L'essenziale c'è, non manca niente di essenziale ed è ottima poi per riportare quello che è il mood di questo album, quindi un album dove si parla di magari delusione ad amore, delusione in generale, un malessere, no? E infatti questo è molto molto bravo Vince Staples, è stato veramente bravissimo Vince Staples qua. Proprio a rappresentare, a far uscire questa parte malinconica, questa parte triste, con rappando proprio in una maniera svogliata. Cioè, è riuscito proprio a far uscire questo, quando finisce di avere una narrazione, questa voglia di non far niente. Ora, io non ne posso neanche troppo parlare perché ho fatto poche niente, però Vince Staples ha fatto proprio, portato questo senso proprio di noia, no? Di non far niente, non voler far niente. Hai appena finito la reazione? Cioè, è una reazione che ovviamente si sperava che andasse avanti, non una reazione a cazzo di cane, no? E quindi Vince Staples proprio rappa con questo flow lento, sbiascicato, proprio si trasporta, si trascina, no? È come se non avesse voglia, come se fosse andato in studio perché doveva, ma non aveva voglia, come se fosse trascinata a lavoro e stare davanti al computer, no? E quello ha rappresentato molto molto bene con questo. Poi di solito Vince Staples è proprio uno che rappa completamente in modo diverso, con un flow molto diverso, con una voce proprio che si sente molto presente, no? Qua invece una voce quasi scompare a volte durante i versi, no? Ci sono delle parole che quasi si spezzano, no? Proprio una noia, un trasportarsi dietro le parole che è fatto molto bene, perché comunica perfettamente le sensazioni che vuol provare. E soprattutto ha fatto un ottimo lavoro Vince Staples, perché ha migliorato molto 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 nei testi. Ora, a me dei testi non è che mi interessa più di tanto, un bel testo mi piace sempre, no? Però preferisco un testo mediocre con una base bellissima che una base mediocre con un testo bellissimo. Se si mettono insieme base bellissima e testo bellissimo, ovviamente è il meglio del meglio, però l'importante è la base. Qua la base c'è. Negli scorsi album si può dire che non è che ci fossero dei grandi testi, perché non è mai stato un grande scrittore, ma andava bene così. Qua invece è migliorato molto, è migliorato molto, secondo me ha scritto bene i testi. Non è che siano dei capolavori assurdi, delle opere letterarie, però sono scritti bene, soprattutto la canzone, quella dove dice al DJ per favore puoi mettere questa canzone qua, molto molto bene, ha raccontato molto bene questo album qua, anche la canzone Women Lie a Lot, dove racconta di una storia che è successa con una che le piaceva molto. Però era già fidanzata, entra la fidanzata, ognuno lo sapeva, dice, ah, guarda, questo qua è mio cugino. E lui ci è rimasto male, quindi le donne mentono tutte, no? Che è la classica cosa che si dice, no? Quando ti lasci, una donna si lascia, quindi, ah, i maschi fatti cagare, mentre i maschi si lasciano, ah, le donne tutte troie, no? È sempre così, no? E quindi è stato molto bravo, sia proprio a portare all'attenzione questo mood,
parlare delle relazioni, ma non in modo troppo tipo ah, fanculo le donne, né in modo troppo piagnone, nel modo giusto alla fine. E ha fatto veramente un album interessante, costante all'inizio alla fine, che funziona molto bene, breve ma intenso, no, breve ma comunque c'è l'essenziale, scorre bene, lento perché doveva essere lento. Secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro, un bel rialzamento per Vince Staples che stava un po' scendendo negli ultimi anni, si è rifatto molto molto bene, quindi bravissimo lui, non ho niente da dire. E questo album secondo me è un 8 su 10, molto molto bravo Vince Staples. Il video è finito, potete lasciare un mi piace, un mi piace, attivare la campanella degli avvisi, iscrivervi al mio canale e vi lascio in descrizione i link per i miei vari account. Alla prossima, via a tutti, via a tutti.